Alleluia! Alleluia! Shakalai! Sarabaya! Amen! Alleluia! Alleluia! Cristo vive! Gloria, gloria al Signore! Urra, babai! Oh Padre, grazie per la tua bontà! A me, grazie, a me, Padre. Grazie per la tua presenza! Shokalei! Grazie, alleluia, grazie Padre. Alleluia. Alleluia. Siamo qua riuniti nel tuo nome. Alleluia, gloria. Grazie. Urra, papai. Se tutto è difficile, alleluia, se il tuo cuore è solo, sei la speranza della gloria, il tuo Dio non fallisce. Alleluia. Amen. Grazie Spirito Santo. Alleluia. Ti adoro Gesù. Se la notte così ti amo Padre, dacci la forza di lodarti. Alleluia. Il tuo Dio entra in guerra con te. Amen. Grazie Gesù, ti adoro, Dio della mia vita. Alza i tuoi occhi. Alleluia. Vedrà di nuovo il sol brillare. Alleluia. La promessa di Dio e vincerà. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Alza i tuoi occhi. Vedrà il soprannaturale. Benedetto il Padre. La promessa di Dio. Alleluia. Di vincere il male. Non morirò. Perché ti ho promesso che vincerò. Se Dio lo alleluia. Gesù è l'unica speranza. Credete nel Messia. Alleluia. Abramo non morirò. Alleluia Padre. Perché ti ho promesso che vincerò. Se Dio lo promette non morirò. Io non soffrirò. Avrò la fede di Abramo. Amen. Alleluia, alleluia, siamo nella gioia del amen. Signore, amen. La nostra forza. Alleluia, Abba Padre. Gloria, alleluia. Gloria al Cordello, Agnello di Dio. Che potenza, credete in Gesù Cristo. La via, la verità e la vita, anche voi giovani, anche tu. Non ti perdere nel buio delle tenebre. Credi, Gesù. Stiamo facendo una riunione per leggere la parola del Signore, la Bibbia, il Vangelo, fortificarci. Mi accogliete? Io sono battezzata, cresima, tutto. Ma tu devi aprire il cuore, Gesù. Io ho appena fatto una tesi sulla luce che è Dio. Bisogna credere. L'unica speranza, urra, vabbè. Alleluia. E vincere il male. Credete nel re dei re, carissimi. Alza i tuoi occhi. L'umanità sta vivendo negli ultimi tempi. Leggiamo la Bibbia. Bisogna cercare la verità. Gesù l'ha detto, conoscerete la verità e vi farà liberi. Alleluia. Allora prendiamo. Credete nel vero Vangelo, caro. Alleluia. Sono fermate qui, si sono fermate le anime, fratelli, pregate. Vedete Dio come prepara. Alleluia, gloria al Signore. Gesù vi ama, la via, la verità e la vita. Gloria al Signore. Gesù è morto per un tuo amore. Guarda poi il Signore a quante anime ha fatto venire, visto? Gloria, vedete quante anime il Signore ha fatto venire, fratelli. Noi continuiamo a predicare. Amen. Grazie Padre, tocca queste anime, non è un caso che si sono trovati qua. Per aprire a queste anime, Gesù vi ama, giovani, leggete la Bibbia. Siamo qui pregando il Signore, come i tempi antichi degli apostoli, che pregavano senza vergognarsi. Vedi, pure l'inglese. Credete, carissimi. Amen. Leggete il Vangelo. Jesus is real. Amen, alleluia. Gloria al Signore. Vogliamo lodare il Signore. Cristo vive. Vogliamo lodare il Padre qui a Milano. Amen. Per la gloria del Signore. Siamo qua in un luogo pubblico a lodare il Signore, cari nella grazia. Il compito dei veri cristiani, lodare il Padre in ogni luogo, in ogni tempo. Amen, non ci vergogniamo di Gesù. Alleluia. Gesù non si è vergognato di noi.
Noi non ci vergogniamo di Gesù. In ogni luogo preghiamo, predichiamo. In ogni luogo, gloria al Signore. Gli ho fatto fermare queste anime. Non è stato un caso per avvertire, fratelli. Ti adoriamo, Padre. Gloria a Dio, ti amo, Gesù, con tutto il mio cuore. Gloria al tuo nome. Alleluia, salve. Eccoma. Luci, Padre. Alleluia, guidaci Spirito Santo. In questo stare insieme, Signore, vogliamo, Padre, vedere la tua gloria all'opera, il tuo Spirito. Alleluia. Alleluia, soffia con potenza. Spirito Santo, alleluia. Dissolvi le tenebre. Alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Grazie Padre, ti adoro Spirito Santo. Gloria, di questa è la vera Chiesa, cari. Ti adoro. Alleluia, Gesù, adoriamo. Alleluia, vieni gloria. Alleluia. Santo è l'Agnello, alleluia. Santo eterno, alleluia. Che toglie il peccato dal mondo. Dio benedetto, Dio meraviglioso. Ti ringraziamo. C'è potenza nel sangue. Oh, ti glorifichiamo. C'è potenza nel sangue. Alleluia. Grazie Gesù. Ti adoriamo Gesù, alleluia. Per la tua presenza in mezzo a noi. Guidaci nella tua parola, Signore. Guidaci, Signore. Edificaci. Ristoraci, rinnovaci. Abbiamo bisogno di te per continuare a fare la tua volontà e predicare l'Evangelo. Alleluia. Verso una fresca unzione dello Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. Spirito dell'Eterno, prendi il tuo mano. Bello con le remere soria. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo, il Re dei Re. Alleluia. Shalom. Benedetto. Alleluia, alleluia. Signore vi benedica, carissimi. Alleluia. Nel nome di Gesù, noi siamo un popolo vittorioso, un popolo gioioso, in Cristo, alleluia. Grazie, siamo mezzo dello Spirito, parliamo di gioia, Padre. Grazie, tanti ridono per le cose del mondo, per le barzellette. Ora ridiamo nello Spirito, Padre. Desidero immenso amore, il mio cuore non vuoi capire, mi sopporti sempre, dici io ti amo ancora, io so che mi perdoni e che sarò come te, io ti vedrò. Oh alleluia, Spirito Santo, nel tuo immenso non mi abbandona mai. Amen, alleluia. Alleluia.
a Cristo tutta la gloria. Amen. Gloria a Dio, cari del Signore, siamo qua nel parco di Milano, gloria al Signore, riuniti nel nome di Gesù, perché la parola di Dio dice: dove sono due o tre riuniti nel nome mio, io sono là. A me, questa è la vera chiesa, cari. La chiesa sono i quattro muri, cari fratelli. La chiesa siamo noi. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Un messaggio da lasciare il fratello Raffaele. Dio lo benedica, fratelli. In pace del Signore, come diceva il fratello, siamo noi la chiesa. Il tempio di Dio. Amen. Disse, dovunque due o tre sono radunati nel mio nome, sono in mezzo a loro. Alleluia. Lo Spirito Santo, il Padre, Fio, lo Spirito Santo, perché formiamo il corpo di Cristo, me che non sono le quattro mura. L'importante, dobbiamo andare nel locale di culto. Grazie. Ma la chiesa siamo noi, la vera chiesa, come tempi antichi degli apostoli che si riunivano, si radunavano, andavano a predicare per le strade, Dio, per le case, gloria a Dio, nei templi, nelle sinagoghe, gloria a Dio. Ma la cosa importante, oh, alleluia, di avere la presenza dello Spirito. Amen. Amen. Di avere la presenza dello Spirito. Amen. Amen. Non conta, basta solo andare in chiesa, a culto, e poi non hai la presenza dello Spirito. Non vivi in comunione con lo Spirito Santo. Sei lì nel locale, ma sei spento, freddo. Gloria. Che non glorifichi il Signore. Che non lodi il Signore. Questa non è la vera chiesa. Alleluia. La vera chiesa è vivere nello Spirito. Amen. 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 È come noi ora vogliamo, alleluia, vivere nello Spirito in questo pomeriggio. Grazie. Con Amen, il fratello Bruno. Ravvivaci, Padre. Alleluia. Mia moglie, gloria a Dio, vogliamo vivere nello Spirito. Camminare Kadosh per lo Spirito. Amen. Amen. Anche il fratello Rosario, se vuole dire qualcosa. Fratello Rosario, gloria a Dio. Gloria al Signore, Dio ci benedica. Per me è una grande gioia trovarmi qua insieme ai fratelli in questo pomeriggio a Milano. Era da tanto tempo che lo desideravo, gloria a Dio. Amen. Ed ecco il Signore. Alleluia. Nel suo tempo, oh Signore, esaudisci ogni desiderio dei suoi figlioli. Amen. Il Signore ci benedica. Noi siamo qua a testimoniare con la nostra gioia, con la nostra presenza, uniti nel Signore dell'amore, alleluia, di Cristo, perché riconosciamo, amen, che Gesù è morto per noi e che è il Figlio, alleluia, di Dio, e noi lo testimoniamo pubblicamente, come dice nella sua parola il Signore: chiunque farà confessione di fede in Cristo Gesù sarà salvato. Amen. Noi crediamo che in Cristo Gesù risorto ci sta anche la nostra salvezza. Gloria a Dio. Il Signore benedica ognuno di voi. Alleluia. Ci benedica tutti quanti. Amen. Noi non apparteniamo più alla gente del mondo. Gloria al Signore. Amen. Per il mondo è pazzia la predicazione dell'Evangelo, ma per Dio, alleluia, il mondo è pazzia perché vive nel peccato. Ecco, ora noi siamo nuove creature nel Signore. Amen. A volte può sembrare strano che abbiamo la forza di dire queste cose, il coraggio, alleluia, ma soprattutto la gioia. Amen. Non il coraggio, la gioia di dire queste cose, perché viene solo da Dio. Alleluia. Perché abbiamo compreso che Dio ci ha amato per primo. Amen. Cosa, Padre, facciamo noi se non quello di gioire e ricambiare l'amore di Cristo che ha avuto per noi? A Dio va tutta la gloria. Ci benedica il nostro Signore nel nome di Gesù. Fratello, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Alleluia. Passo al fratello Stefano, alleluia, gloria a Dio, porterà, alleluia, un messaggio anche lui, cari nel Signore. Amen. Amen. Il, alleluia, Signore vi benedica. Amen. Gloria, alleluia, al Signore. Alleluia. Cari nella fede, una, gloria, gioia, come i fratelli hanno testimoniato, alleluia, trovarci insieme, alleluia, in questo luogo, gloria a Dio, ad ascoltare la parola del Signore. Amen. Perché dovunque ci sono due o tre, gloria, riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro, dice, alleluia, il Signore. E noi siamo qua, alleluia, nel nome del Signore. Amen. Alleluia, per fortificarci nella sua santa parola, insieme, bene, ai cari fratelli che siamo qua, uniti nell'amore del Signore, con lo scopo di servire il Signore, fratelli. Alleluia. Quando i credenti si radunano, lo scopo principale deve essere quello di servire, alleluia, il Signore. Amen. Il servire, amen, vuol dire dimostrare al Signore, alleluia,
la nostra gratitudine. Osana. Alleluia. Alleluia. Oh gloria. Osana. Quando tu servi il Signore, tu stai dimostrando che sei grato. Per me, fratelli, per la gloria di Gesù, quando io lo servo, sto, fratelli e sorelle, alleluia, dimostrando che sono grato. Il servire Gesù per me è una dimostrazione della gratitudine che ho per Lui. Non basta dire io ti ringrazio solo con la bocca, ma devi farlo coi fatti. Amen. Alleluia. Col servizio. Alleluia. E quale servizio migliore di quello di predicare il Vangelo eterno alle anime perse? Per esempio, alleluia, qui a Milano, questa metropoli d'Italia, dove ci sono migliaia, migliaia e milioni di anime perse, fratelli e sorelle, il Signore vuole vedere un popolo che si mette al suo servizio, alleluia, per gratitudine. Gloria a Dio, alleluia. Amen. E noi siamo qui, siamo liberi di lodare Gesù. Siamo qua seduti in un tavolino dove chissà, altre persone vengono qui a bere, ma noi siamo qui per meditare la parola del Signore. Amen, alleluia. Siamo qui per adorare Dio, per servire Dio, per testimoniare anche dell'Evangelo, della salvezza alle persone che passano. E dopo che adesso condivideremo la parola, fra di noi ci fortificheremo, andremo con l'aiuto del Signore a predicare anche. Amen, 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 amen. Gloria. Nei pressi del Duomo, amen, dove Dio vorrà. Santo. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Per noi questo servizio è, Dio mio, glorioso amen, sei. È un segno del ringraziamento. Alleluia. Amen. Nessuno ci obbliga. Fratello Bruno, ti obbliga qualcuno? No, no. Amen. Fratello Raffaele, ti obbliga qualcuno a predicare? No, no. Amen. Cristo mi obbliga. Alleluia. Anche amen, il fratello Rosario. Ma è lo amen, Spirito Santo, amen, come ha detto Bruno in un certo alleluia, modo, è lo Spirito Santo che ci costringe. Amen. L'amore di Cristo. Amore, alleluia. Lodato il Signore che ci costringe. Lo Spirito Santo, gloria a Dio, fratelli, ha messo in noi gloria al Signore un desiderio di parlare di Gesù, alleluia, di predicare amen, la sua parola, amen, alleluia, di testimoniare ai quattro venti. Gloria a Dio. E questa era la vita dei primi discepoli, alleluia, dei primi cristiani, santo, chi vive? Dei primi convertiti, alleluia, dei primi seguaci di Cristo. Loro si vedevano nella semplicità, si radunavano insieme, pregavano sotto un albero, pregavano in un giardino, pregavano in qualsiasi luogo, nelle case, e gloria si fortificavano per andare a proclamare Cristo ai perduti. Alleluia. Non solo a parole, amen, gloria a Dio, amen, ma infatti è verità. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. C'è bisogno oggi, fratelli, di andare fuori a predicare, alleluia, Cristo. Amen. Non basta evangelizzare una volta l'anno, come alcuni, due o tre volte l'anno, ma bisognerebbe farlo tutti i giorni. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia! Di parlare di Gesù alle alleluia, anime perse, amen, che stanno morendo, stanno andando all'inferno. Gloria. Se noi siamo veri cristiani, dobbiamo sentire, cari, l'amore. Credete di Dio nel Vangelo. Amen. Dobbiamo Gesù parlare di Gesù. Gesù vi ama. Dobbiamo testimoniare, alleluia, con l'aiuto del Signore. Allora, prima di tutto, ci dobbiamo fortificare fra di noi. Amen. Qua siamo insieme coi fratelli. Sia lodato Signore, il li nome benedica. Del Signore. Alleluia. Amen. Sia lodato Signore, il nome benedica. Di Gesù. Dio vi benedica. Alleluia. Shalom Adonai. Gloria a Dio. Amen. 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 Alleluia. Pace. Amen, amen. Pace del Signore, fratelli. Siamo qua nella gioia, nella semplicità. Noi non abbiamo preparato niente, ma credo che lo Spirito Santo, amen, ha preparato. Alleluia. Alleluia. Un cibo Super per la mia anima. Che ho bisogno, alleluia, 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 di fortificarmi. Gloria, un cibo, Signore, preparato dal cielo. Amen. Un cibo, una parola, un messaggio preparato da Dio. Amen. Amen. Voglio condividere qualche verso che Dio mi ha messo in cuore adesso, fratelli. Sia lodato il nome di Gesù. Benedetto sia Lui, il Cristo della gloria, il Maestro, il grande pastore delle nostre anime.
Alleluia. Alleluia. Riva Corinthi. Alleluia. Gloria a Cristo. Alleluia. Le lingue di fuoco vogliamo, amen, Padre, nel nome di Gesù. Diamo gloria al Signore. Amen. Prima Corinzi. Alleluia. Carissimi, vogliamo leggere Prima Corinzi alla gloria di Dio. Siamo qua nella libertà e nella guida dello Spirito Santo. Amen. Io credo che lo Spirito Santo ci ha unito insieme. Amen. Alleluia. Fermamente io credo e noi crediamo che se siamo qui in questo luogo a Milano non è un caso. Siamo qui in un parco pubblico, cari che ascoltate, ma siamo qui a condividere la parola del Signore. Qui a volte in questo tavolo vengono a ubriacarsi, vengono a commettere adulterio, vengono a peccare, ma noi siamo qui a leggere la parola del Signore. Amen. Alleluia. Oh, le masoterei. Alleluia. Vogliamo continuare. Amen. Il Signore ha voluto questo incontro come ogni incontro dei figli di Dio. Noi siamo qui per fortificarci. Lodato sia il nome di Gesù, per edificarci. Alleluia. Per prendere nuove forze e poi andare nella battaglia. Amen, alleluia. Oh, alleluia. Ecco perché è importante la riunione cristiana, la riunione dei fratelli, delle sorelle in Cristo. Noi ci fortifichiamo adesso qui, lodando il Signore, ascoltando la sua parola, per poi andare nella battaglia, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. Nella predicazione biblica. Alleluia. Alleluia. Amen. Oh, gloria al Signore. Alleluia. Amen. Prima Corinzi 1, voglio leggere questo da parte di Dio, sia lodato il Signore. Gloria al Signore. Prima Corinzi. Amen. Glorioso. Grazie, Padre, della tua parola. Istruiscici in questo momento, parla. Urra. Cancella ogni pensiero umano che non viene da te. Togli via ogni pensiero umano dalla mia mente, dalla nostra mente. Facci avere i tuoi pensieri, Dio della gloria, Padre celeste, Signore Gesù, siamo qui. Che sia il tuo Santo Spirito a ministrare, a mettere la sapienza, l'autorità, una guida, gloria a Gesù Cristo, Signore, Signore, una guida perfetta dello Spirito Santo. Adesso e nel tuo nome, Signore, nome quando andremo Gesù a predicare, col tuo aiuto, gloria con la tua te, grazia e per la tua gloria. Nel nome di Gesù, gloria. Ungi ognuno di noi, Padre. Amen. Benedici, alleluia, i fratelli che stanno ascoltando nel nome, amen, di Gesù. Amen, amen, amen. Amen. Prima Corinzi 1:10 dice: ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare. Alleluia. Amen, amen. Alleluia. E a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in una medesima mente e un medesimo giudizio. Gloria a Dio. Amen. Cioè in un medesimo modo di vedere. Fratelli e sorelle, il Signore vuole che nel nome di Gesù Cristo noi siamo uniti. Cari fratelli che ascoltate, se noi siamo fratelli e sorelle in Cristo, dobbiamo essere uniti. Amen. Amen. Nessuno può avere i suoi pensieri personali. Io devo rinunciare ai miei pensieri personali per fare la volontà del nostro grande Re dei Re, oh, e Signore e Salvatore. Alleluia. Gesù Cristo. Tu devi rinunciare ai tuoi pensieri personali, umani, carnali, amen, teologici, che non valgono niente. Tu devi, alleluia, e io devo avere la mente di Cristo. Alleluia. La mente spirituale, amen, una mente sottomessa allo Spirito di Dio. E se c'è qualche pensiero contrario, noi lo dobbiamo scacciare via. Amen, amen. Adesso noi siamo uniti. Alleluia.
con i fratelli, ma vogliamo continuare. Amen. Alleluia. Amen. Chi vive? Amen. Cristo. Vi esorto Cristo nel vive. Nome Amen. Del nostro Signore Amen. Gesù Cristo ad avere un medesimo parlare con i fratelli. Noi dobbiamo avere un medesimo parlare. Cosa vuol dire questo? Un medesimo, alleluia, parlare secondo lo Spirito di Dio. Credete nel Vangelo. Questo vuol dire che noi dobbiamo parlare la stessa verità. Leggi il Vangelo, caro. Parlare la stessa lingua spirituale. Parlare la stessa dottrina biblica. Non è che tu inizi a parlare una cosa che poi non ha niente a che vedere con le sacre scritture, che non ha niente a che vedere con la verità, con la sana dottrina. Parla cose che siano conformi alla sana dottrina. Amen. Noi dobbiamo avere un medesimo parlare, fratelli. Una sola dottrina. Un solo linguaggio spirituale. Alleluia, per edificarci, per fortificarci, alleluia. Per incoraggiarci. Fra di noi dobbiamo avere un solo parlare, amen, alleluia. Secondo lo spirito del nostro Signore Gesù Cristo, secondo lo spirito della verità, amen. È lo spirito della verità alleluia. Che ci guida in tutta la verità. Alleluia. Vogliamo avere un medesimo parlare. Benedetto. Avere divisioni tra di voi, fratelli, che il Signore ci aiuti a non avere divisioni. Uno dei grandi attacchi del diavolo sono le divisioni. Uno pensa una cosa, uno interpreta un'altra cosa, uno c'ha il suo modo di vedere, la sua veduta, il suo pensiero, ma in Cristo non deve essere così. Abbiamo noi la stessa Bibbia? Oh, amen. 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 Alleluia. Alleluia. Abbiamo noi la stessa parola? Amen. Dobbiamo averla anche noi. Amen. Lo stesso Signore. Gloria a Dio. Posso pensare che... Lo stesso sangue che ci ha lavato tramite, alleluia, la morte di Cristo, fratelli. Allora noi dobbiamo avere un solo pensiero di fare la volontà di Dio. Amen. Un solo obiettivo di, alleluia, glorificare il Signore, di servire il Signore. Amen. Di unirci, fratelli cari e sorelle care, alleluia, nella chiamata di Dio. Dio ci ha dato una chiamata, fratelli. Vogliamo vedere qual è la chiamata di Dio? Alleluia. Dice l'apostolo Pietro, ispirato dallo Spirito Santo. Amen. Brevemente vogliamo vedere questo. Nella prima lettera di Pietro, alleluia, alleluia, e poi noi andremo uniti, alleluia, a proclamare Cristo. Oh, alleluia. Qui a Milano, fratelli, una città materialista, una città piena di peccati, piena di, purtroppo, di ribelli, ma noi andremo uniti a predicare alleluia. Il Vangelo. Credi in Gesù, carissima. Oh, alleluia. Amen. Noi andremo con un solo pensiero, in un solo spirito, al di là delle nostre imperfezioni. È vero, abbiamo delle imperfezioni. Io non sono perfetto, i fratelli che sono qui non sono perfetti, neanche voi siete perfetti. Alleluia, abbiamo tutte delle imperfezioni. Ma se noi ci umiliamo, alleluia, ci abbassiamo, ci sottomettiamo alla parola di Cristo, alleluia, noi saremo perfezionati, trasformati, alleluia, santificati alla sua immagine. Dio ci aiuti. E il pensiero umano sparirà e noi avremo la mente di Cristo. Se noi ci umiliamo e possiamo essere uniti, fratelli. Grazie, uniti in un solo spirito, in un solo parlare, in un solo pensare, in una sola dottrina, una sola fede, una sola missione, amen, che è quella di glorificare Dio e di predicare l'Evangelo, un solo obiettivo, che Dio ci aiuti, cari, nella fede. Questo è l'insegnamento di Dio. Qual è
il nostro desiderio, fratelli, che il Signore ci ha messo in cuore. Qual è la chiamata di Dio per noi che siamo la Chiesa, siamo i fratelli e le sorelle in Cristo, come noi adesso che siamo qui radunati. E tanti di voi, dove vi radunate, nelle vostre città, nelle vostre case o in qualsiasi luogo, vi riunite a pregare, alleluia, a meditare le scritture, a cercare la faccia e la presenza di Dio. Al fine di tutto, fratelli, c'è una chiamata. Amen. E la chiamata è questa, dice Prima Pietro 2, alleluia, verso 9. Prima Pietro 2, alla gloria di Dio. Amen, Signore, sia lodato il tuo nome. Glorioso. Noi siamo polvere, siamo argilla. Benedetto. Ma noi confidiamo nella tua potenza, Padre. Mamma. Nella tua fedeltà, nella tua benignità. Amen. Grazie, Padre. Prima Pietro 2:9, cari nella fede, dice così: ma voi siete una stirpe eletta. Alleluia. Un regale sacerdozio, una gente santa, alleluia, un popolo acquistato per Dio. Gloria. Amen. Al Signore. Un popolo acquistato per Dio. Allora, noi non abbiamo chiesto. Affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Questa è la chiamata di ognuno di noi. Amen, alleluia. Da parte di Dio, perché qua parla all'intero popolo, alla Chiesa, ai redenti, i riscattati. Su di noi c'è questa chiamata, fratelli. Noi siamo che cosa? Una stirpe eletta. Gloria al Signore. Noi che prima eravamo malvagi, ribelli, eravamo uomini dal cuore di pietra, eravamo bestemmiatori, increduli, idolatri e vivevamo in ogni forma di peccato. Noi adesso siamo una stirpe eletta. Amen. Siamo una stirpe che Dio ha scelto, ha chiamato, alleluia. Osanna. Dio ci ha strappato dalle tenebre, dal mondo, dal peccato, gloria, dal fango e dal pozzo della perdizione, fratelli. E oggi noi siamo una stirpe eletta, un popolo eletto, un popolo speciale per Dio. Dice qui, un regale sacerdozio, alleluia, una gente santa. Affinché, dice la scrittura, alleluia, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alle sue meravigliosa luce, alla sua mirabile luce. Alleluia. Il Signore ci ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce, fratello. Amen. Gesù, aiutaci. Amen. Non per vivere una vita cristiana normale, come alcuni pensano, una vita che si conforma, alleluia, Cristo vive, o una vita di una fede ecclesiastica, formale, abitudinaria, tradizionalistica. No, fratelli, il Signore ci ha chiamato dalle tenebre alla sua luce affinché noi proclamiamo. Signore, aiutaci. Proclamiamo, alleluia, le sue meraviglie. Amen. Alleluia. Il Signore ci ha chiamato affinché proclamiamo le sue meraviglie. Sì, sì. Caro fratello, per finire, stai tu proclamando le meraviglie, amen, di Cristo? Un'altra traduzione dice proclamiamo affinché proclamiamo le sue virtù.
stai proclamando le sue virtù. Noi dobbiamo proclamare le sue virtù. Amen. Alleluia. E per proclamare le sue virtù, fratelli, dobbiamo essere uomini spirituali. Alleluia, gloria a Dio. Perché se tu ti fai influenzare dalla tua mente umana, tu non puoi proclamare le sue virtù. Tu non riuscirai a proclamare le sue virtù. Tu sarai bloccato. I tuoi pensieri ti bloccheranno. Gloria al Re. Ma se tu hai una mente spirituale, tramite lo Spirito Santo, tu riuscirai, alleluia, tu riuscirai a proclamare le sue virtù. Abbiamo bisogno, cari nella fede, prima di tutto vale per me, di avere la mente spirituale e avere una mente spirituale, fratelli, vuol dire una mente pura. Qua dice che siamo una gente santa. Prima, alleluia, quando noi non conoscevamo il Signore, eravamo una gente peccatrice, eravamo un popolo peccatore, eravamo uomini pieni di peccati e non potevamo avere una mente spirituale, una mente santa o una mente pura. Ma adesso possiamo. Amen. Perché Cristo vive in noi, perché il suo sangue ci ha lavato, siamo stati acquistati, alleluia, per Gloria, Dio Signore. Siamo una gente santa, un popolo acquistato per Dio. Alleluia. E come gente santa dobbiamo avere una mente pura. Bene. Signore, aiutaci. Amen. Dobbiamo avere una mente spirituale, una mente ripiena della luce di Dio, dello Spirito Santo, fratelli e sorelle. Una mente che veramente può avere i giusti pensieri secondo il volere di Dio. Ed è questa la volontà del Padre, che noi siamo uniti, fratelli, in un solo pensiero, in un solo parlare, in una sola visione, in un solo obiettivo, in una sola missione, in un solo spirito, in un solo nome. Alleluia, il nome di Cristo, Gesù il Signore. Non venirmi a dire io sono pentecostale, io sono battista, io sono luterano, io sono apostolico, io sono di qua, io sono di là, come dicevano loro, io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Apollo. No, fratelli, quella non è la mente spirituale. La mente spirituale dice noi siamo in Cristo. Alleluia! Noi siamo fratelli in Cristo. Benedetto. Amen. Signore, ed è per questo che noi adesso siamo qui coi fratelli. Amen. Noi fino alcuni anni fa non ci conoscevamo. Chi è che ci avrebbe fatto stare insieme qua? Alleluia. Ma Cristo, alleluia, ci ha fatto stare insieme. Amen, alleluia. Cristo ci unisce. Cristo, alleluia, ci fa diventare un solo corpo, un solo popolo. Ma tu devi rinunciare alla tua carne. Amen. Perché se tu ti vuoi tenere i tuoi pensieri carnali, tu non puoi avere la mente spirituale. Ecco perché poi vengono i contrasti. No, secondo me non va bene predicare così. Secondo me bisogna predicare in un altro modo. Perché le persone non rinunciano alla loro carne, fratelli, alla loro veduta carnale. Non rinunciano ai loro ragionamenti. Vogliamo rinunciare ai nostri ragionamenti. Vogliamo dire veramente se siamo di Cristo. Gesù, fai la tua volontà nella mia vita. Amen. Gesù, sia fatta la tua volontà nella mia vita. Signore, alleluia, prendi tu il controllo. Guidaci tu come tu vuoi. Signore, facci vivere secondo la tua volontà. Aiutaci. Secondo la tua parola. Alleluia. Signore, insegnaci le tue vie. Signore, togli da noi ogni pensiero carnale, ogni pensiero malvagio.
ogni pensiero umano, ogni pensiero di contrasto, di divisione, di ribellione, ogni pensiero antibiblico, ogni pensiero che non viene dall'alto, ma viene dalla terra, fratello. Noi vogliamo avere la mente spirituale. Amen. Noi vogliamo che lo Spirito di Dio ci guidi, alleluia, quelli che sono nati da Dio sono come il vento, ha detto Gesù a Nicodemo. Quelli che sono nati dallo Spirito sono come il vento. Il vento soffia dove vuole. Alleluia. Tocca i cuori. E noi siamo qui per farci guidare dal vento dello Spirito. Benedetto. Adesso siamo qui, vogliamo ringraziare il Signore ancora, invocarlo, pregarlo prima di alzarci per andare nella battaglia. Nel nome di Gesù, con la forza dell'Onnipotente, vogliamo pregare, fratelli, vogliamo alzare una preghiera. Amen. Alleluia. Che siamo riuniti insieme. Amen. Alleluia. Oh, alleluia. Gloria al nome di Cristo. Alleluia. 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 Gloria a te, oh Padre Alleluia. Santo, Dio d'amore, ti ringraziamo, Amen. Signore. Amen. Ti ringraziamo Amen. Perché anche Alleluia. Se non lo meritavamo, Signore, tu hai dato tuo Figlio Gesù per noi, oh, Signore. Hai, oh Signore, insegnato al mondo Grazie, intero Signore. Come siamo, Signore. Amen. Noi veniamo a te perché ci siamo sentiti amati per prima da te, oh Signore. Amen. Grazie, abbiamo Signore. Riconosciuto Gesù, il tuo figliolo unigenito, dato per noi, oh Signore. Alleluia. Ti ringraziamo, Alleluia. Signore, poiché abbiamo compreso l'immenso amore. Che tu hai avuto per noi, facci avere la mente spirituale. Gloria a te, ci hai chiamato a essere tuoi amministratori e servitori, oh Signore. D'altronde, Signore, è solo questo che ormai noi desideriamo, Signore. Oh, amministrare fedelmente la tua promessa, Signore. La tua parola, Signore, essere servi fedeli. Amen. Nel nome di Cristo Gesù, Signore. Puoi tu fortificarci, Signore. Ungerci del tuo Spirito, Signore, per la tua gloria, ungere i tuoi servi, oh Signore, riempili di potenza dall'alto. Alleluia! Gloria a te, d'altronde, oh Signore. Oh, noi non temiamo più il mondo, Signore. Non desideriamo piacere più a nessun uomo, oh Signore, ma piacere solo a te, oh Padre Santo. Aiutaci ad assomigliare sempre più al tuo Figlio Gesù. Aiutaci a essere sempre più fino alla perfetta statura di Gesù, Signore. Aiutaci, oh Signore, a crescere nelle sue vie, oh Signore. Perché per noi, oh Signore, noi abbiamo riconosciuto Alleluia. Che è il buon pastore, oh Signore. Abbiamo conosciuto che è il Maestro, Signore. Alleluia. L'abbiamo fatto, Signore, il Re. Rinnovo. È il nostro Salvatore, oh Dio Padre benedetto. Guida. Ti ringrazio, Padre, per avermi chiamato alla tua mensa, oh Signore. Oh, per avermi richiesto di partecipare alla tua gloria, oh Signore. Alleluia. Per avermi dato la comunione del tuo Spirito, oh Signore. Alleluia. Perché mi sento, oh Signore, di poter gridare Abba Padre. Oh, so per certo che sono tuo figlio. Alleluia. Oh, perché in Cristo Gesù ci hai radunato, Signore. Un popolo sperduto nel mondo, Signore, che vagava nelle tenebre, oh Signore. Tu hai chiamato alla tua gloria, oh Signore. Siamo i figli dell'eletto, Signore. Oh, glorioso Re, per i meriti di Gesù, oh Signore. Ti ringraziamo, Padre Santo. Oh, dacci l'unzione dall'alto, Signore, perché presto, oh Signore, parleremo di te alla gente, Signore, perché presto, Signore, affronteremo, Signore, quanti ancora non hanno creduto in te, oh Padre Santo, quanti hanno tappato le proprie orecchie, oh Signore, quanti hanno il cuore indurito alla tua presenza, oh Signore, ma tu, oh Padre, non per i nostri meriti, ma per i meriti di Cristo Gesù, oh Signore, aiutaci a compungere il loro cuore, oh Signore, accresci la tua mensa, accresci la tua chiesa, oh Signore, e noi veniamo a te, oh Signore, per i meriti di Gesù, che è il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Gloria a Dio. Benedici, Signore. Gloria al Signore. Gloria all'Eterno. Ringraziamo il Re della gloria. Adonai Kadosh. Oh, alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Il Redentore delle nostre vite. Gloria al Re. Alleluia. Grazie per il sangue. Gloria al Re. Grazie, Signore. Vogliamo vivere come nemici a posto. Vogliamo quella potenza. Alleluia, quella unzione che viene dal cielo, Padre della gloria nel nome di Gesù. Alleluia, gloria per il nostro alleluia. Alleluia. Onda in tuo spirito sul noi. Lascia che il tuo fuoco bruci in noi. Alleluia. Riempici di te Gesù. Alleluia. Alleluia, gloria al Signore. Sai te che maravoglia. Shagatama, shagatama. Alleluia, Signore, nel nome di Gesù. Riempi questi vasi, questi servi. Manda il tuo spirito su noi. Alleluia. Amato sei. Lascia che il tuo fuoco. Signore, siamo servi. Dacci forza dal cielo, alleluia, 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 a te la gloria, Cristo, ti adoro, grazie che mi hai chiamato dalle terre, aiutaci a annunciare le tue virtù, alleluia, oh Signore, alleluia, oh Gesù, Dio non è un bisogno, io non solo tu, alleluia, solo tu, Signore, puoi aiutarmi. Oh, alleluia, Spirito Santo, alleluia. Oh, Signore, di te ho bisogno. Io non voglio allontanarmi mai da te. Gesù, tienici a senza te. Spezza le catene, caccia via i demoni, alleluia. Manda il tuo spirito su noi, alleluia. Lascia che il tuo fuoco bruci in noi, alleluia. Riempici di te, Gesù. Il tuo amore, Spirito Santo, fai brillare ogni donna, la testimonianza, la verità, alleluia. Oh Signore, di te ho bisogno, io non voglio allontanarmi mai da te. Alleluia, Gesù vive, alleluia, io non so dove andare. Solo tu, Signore, puoi aiutarmi. Alleluia, oh Signor Gesù, oh Signore, di te ho bisogno. Io non voglio allontanarmi mai da te. Senza te, oh gloria a Gesù, alleluia, lasciate te. Sono tu, sono tu, alleluia, 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 oh Spirito, Spirito, Spirito Santo, oh alleluia, alleluia, la tua opera, Signore, sulla roccia, Padre, nel nome di Gesù, alleluia, sostienici a fare la tua volontà, il tempo è fuori di tempo di predicare la tua parola, il tuo Vangelo, Signore, Alleluia, di spandere questo Vangelo,
voglia di ammazzare, Signore, di esortare, di ammonire, Signore. Nel nome di forza mi, Spirito Santo, non fallirò. Se tu prendi il comando, rafforza mi, Spirito di Dio, a camminare, voglio essere io, perché sei tu che mi sostieni, sei tu che guidi i passi miei, sa di te cosa fare. Alleluia. Solo tu, dai senso alla mia vita, solo tu, dai senso ai giorni miei, senza te, Spirito Santo, non so cosa fare, senza di te, dove me ne andrei, Spirito Santo, ti ringraziamo Padre. Guidaci per la tua gloria, oh, nella tua chiamata, nella tua volontà. Rafforzami, Spirito Santo, non fallirò. Se tu prendi il comando, nel nome di Gesù, rafforzami, Spirito di Dio, a camminare. Non voglio essere io, perché sei tu che mi sostieni, alleluia, sei tu che guidi i passi, alleluia, senza di te, osanna, alleluia, santo di Israele, alleluia, solo tu, dai senso alla mia vita, solo tu, dai senso ai giorni miei. Senza te, senza di te, dove me ne andrei, Spirito Santo, oh alleluia, alleluia, Spirito Santo, amen, alleluia, rafforzami, Spirito Santo. Non fallirò, se tu prendi il comando, rafforzami, Spirito di Dio, alleluia, purificaci, a camminare, alleluia, alleluia, guidaci a pieno, Padre, perché sei tu che mi sostieni, sei tu che guidi i passi miei, senza di te cosa fare. Alleluia, solo tu, dai senso alla mia vita, solo tu, dai senso ai giorni miei, senza te, alleluia, non so cosa fare senza di te, prendi forza nello Spirito di Dio, Spirito Santo, prendi forza nell'unzione per fare la volontà di Spirito Dio, Santo, prendi forza nel nome di Gesù, rafforzami, alleluia, Spirito Santo, alleluia, non fallirò, se tu prendi il comando, rafforzami, Spirito di Dio, a camminare, gloria a Gesù Cristo, ti amo Gesù, alleluia, perché sei tu che mi sostieni, alleluia, adoriamo il Re dei Re, alleluia, senza di te cosa fare, oh alleluia, solo tu, amen, alleluia, alleluia, nel senso alla mia vita, solo tu, dai senso ai giorni miei, senza te, non so cosa fare senza di te, dove me ne andrei, Spirito Santo,
Spirito Santo, alleluia. Gloria a Cristo, questa è la vera Chiesa, cari fratelli. Amen. Alleluia. Oh, Spirito Santo, amen. Amen. Alleluia, abbiamo preso amen. Nuove forze, fratelli. Amen. Alleluia, nella presenza del Signore che si manifesta in mezzo ai suoi figli. Adesso siamo pronti per andare in battaglia. Alleluia. Amen, alleluia. Nel nome di Gesù. A predicare il Vangelo. Gloria all'agnello. A predicare il glorioso nome di Cristo. Le virtù di colui che ci ha chiamato e col suo spirito lo faremo. Amen. E col suo spirito, con santo, la guida. Come dice Atti 1:8, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi e mi sarete testimoni. Amen. In Gerusalemme, Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. Gloria a Gesù Cristo. Adesso, amen, noi fra poco andremo, carissimi nel Signore, amen, nel nome potente di Gesù Cristo, pregate ancora per noi, ma soprattutto per coloro che ascolteranno il nome meraviglioso del Signore dei Signori. Amen. Alleluia, 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 Spirito Santo, alleluia. Amen, alleluia, grazie Padre, gloria al Signore, Cristo vive, amen. Andiamo avanti, rinnovami Spirito Santo, prendi me un nuovo sentimento. Ritrovare ciò che so e so d'avere perso. Allo Spirito Santo, sento gloria al nome per le cose che io faccio. Io faccio lode a te, Padre, dipendiamo da te, siamo tuoi, alleluia, alleluia. Non riesco più a vedere, non riesco più a sentire. Serviti ogni giorno, Spirito di Dio, rinnova in me un cuore puro e lo spirito ben santo. Amen, nel nome di Gesù Cristo. Rinnovami Spirito Santo, metti in me un nuovo sentimento. Caro fratello, nel potente nome di Gesù, alleluia, alleluia, grazie Padre, alleluia, non riesco più a sentire, gloria al Signore, il bisogno che c'è intorno a me, Spirito di Dio aiutami tu, Spirito di Dio rinnovami tu, alleluia. Spirito di Dio, aiutami tu.
volto di Dio rimetti in me il desiderio di servirti ogni giorno. Spirito di Dio rinnova in me un cuore puro, alleluia, e un spirito ben saldo. Amen, alleluia, 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 alleluia.